Oggi c'è RadioRomaLibera.org, la prima emittente di podcast cattolici in Italia. Per saperne di più è possibile visitare il sito www.radioromalibera.org. Cari amici, Nicolò Stenone nacque a Copenaghen, in Danimarca, nel 1636. Crebbe ovviamente protestante, il suo nome in danese era Niels Stensen, poi italianizzato Nicolò Stenone. Fu un grande e al suo tempo già famosissimo scienziato, soprattutto un anatomista. Molti altolocati ambienti europei ricercavano la sua sapienza medica. Ebbene, questo illustre protestante, oggi lo definiremmo intellettuale protestante, decise di convertirsi al cattolicesimo. Non solo, studiò per farsi ordinare sacerdote e divenne perfino vescovo. Fin qui qualcuno potrebbe dire, di storie come queste, seppur edificanti, ce ne sono tante. È vero, cattolicesimo, grazie a Dio, ne annovera molte. Ma è l'occasione che suscitò la conversione dello scienziato danese che è interessante ricordarla in questi giorni. Stenone si trovava a Livorno in quanto, insieme ad altri illustri scienziati, frequentava in quel periodo la corte del Granduca di Toscana, Ferdinando II dei Medici. Correva l'anno 1666, il giorno era il 24 giugno. Egli si trovò ad osservare la processione del Corpus Domini, processione come quelle di un tempo dove l'estremo fasto rispondeva alla grande fede di allora. Ebbene, una tale scena portò l'illustre scienziato a porsi un interrogativo. Egli si chiese: o quell'ostia è un semplice pezzo di pane, e pazzi sono coloro che le fanno tanti ossequi, o in essa vi è il vero corpo di Cristo, e allora perché non l'onoro anch'io? Dunque lo scienziato fu colpito da un paradosso che gli sembrava folle. Com'è possibile che un misero pezzo di pane, acqua e farina, possa essere così solennizzato? O sono in un manicomio, pensò, e mi trovo in mezzo ai pazzi, o sono io che sto su una cattiva strada e non riesco a capire. Fu questo paradosso, fu questa stranezza che gli si palesava come assurdità a richiamarlo a confrontarsi con una verità in cui quei presenti credevano. Fu quella manifestazione sacrale, non terrena, misteriosissima e sublime ad inserirgli un dubbio, in questo caso un santo dubbio. Se Stenone vivesse oggi e vedesse quanto è banalizzato il Santissimo Sacramento, che direbbe? E soprattutto che risoluzione avrebbe? Si farebbe cattolico? O rimarrebbe convinto del suo protestantesimo? Già in tempi di non coronavirus, il Santissimo lo si riceveva come facendo la fila alla posta o come per andare a timbrare il cartellino. Oggi invece ci dicono andrebbe distribuito con i guanti asettici da sala chirurgica e nosocomio. Altro che paradosso, altro che mistero, altro che sublime. E chissà quanti Stenone di oggi rimangono tali senza cambiare la loro vita. L'uomo per credere ha bisogno anche di vedere, perché l'uomo è anche carne e pertanto deve anche vedere quanta riverenza, quanto sacro, si offre a ciò per cui vale la pena vivere e morire. Ma se ci si dimentica di questa riverenza e di questo sacro, allora nessun uomo davvero intelligente, perché si tratta di intelligenza, potrebbe capire davvero. Quella processione del Corpus Domini del lontano 1666, con quella riverenza e con quella sublime sacralità, fecero sì che la Chiesa e il mondo potessero annoverare un santo in più ed un eretico in meno. Oggi invece, con la banalizzazione in atto nelle cose sacre, purtroppo ci ritroviamo con tanti santi in meno e tanti eretici in più. Bene, cari amici, ci diamo appuntamento alla prossima trasmissione. Oggi c'è RadioRomaLibera.org, la prima emittente di podcast cattolici in Italia. Per saperne di più è possibile visitare il sito www.radioromalibera.org.